Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di una serie di tre, nel quale andremo a parlare del mal di testa e di cosa possiamo fare per cercare di risolvere questa situazione problematica che affligge la maggior parte della popolazione. In questo video parleremo principalmente della bocca e quindi della mandibola e della lingua. Vedremo degli esercizi che possiamo fare come manutenzione, diciamo, quotidiana per evitare che si presenti il mal di testa. Il primo che andremo a vedere lavorerà sulla mandibola direttamente eseguendo degli scivolamenti laterali. Quindi questo è un esercizio di mobilità articolare, cerchiamo sempre di trovare una postura completamente eretta, di non tenere la testa spinta in avanti, ma cercare un allineamento del collo adeguato e andiamo ad eseguire degli scivolamenti laterali della mandibola. Cerchiamo di sentire, una volta eseguita qualche ripetizione in entrambi i lati, qual è quello più difficile, più problematico, nel mio caso per esempio il lato sinistro. Quindi andremo ad eseguire gli esercizi solamente da quel lato, ok? Il secondo esercizio invece saranno degli scivolamenti in avanti e dietro, sempre della mandibola. Stesse raccomandazioni per quanto riguarda la postura, cercare di avere il mento leggermente indietro, quindi il collo non spinto in avanti, e andremo ad eseguire scivolamenti in avanti e indietro per la mandibola. Ricordiamoci che non dobbiamo effettuare nessun tipo di compensazione con movimenti del collo durante questo esercizio e cercare di tenere fermo tutto il resto. Facciamo come abbiamo fatto per gli scivolamenti laterali, cerchiamo di sentire qual è il movimento più difficile, se è quello in avanti o quello indietro, e lavoriamo unicamente su quello. Per quanto riguarda le raccomandazioni di serie ripetizioni, troverete tutto quanto sull'articolo che state leggendo. Il terzo esercizio saranno le aperture della bocca, molto semplice, ok? Il nome è abbastanza esplicativo, sempre mantenendo la testa in posizione corretta, andremo ad aprire al massimo la nostra bocca evitando di estendere il capo. Possiamo cercare di mantenere per qualche secondo l'apertura o eseguirlo in maniera dinamica come avete visto. Una variante di questo esercizio è lo stretching per la bocca. Ora ve lo dimostrerò frontalmente, poi sposteremo la telecamera in posizione laterale in modo che possiate vedere meglio. Ma il setup è il seguente. Andrò ad appoggiare il gomito sul tavolo. Andrò ad appoggiare il palmo della mano destra o della sinistra scelta sulla fronte in modo da avere una buona ancora e andrò ad aprire con le quattro dita dell'altra mano o tre dita dell'altra mano la bocca al massimo. Da lì andrò a cercare di allungare appunto la mandibola e quindi l'esercizio sarà così. Cerchiamo di mantenere anche qui per qualche secondo e di eseguire delle piccole contrazioni e allungamenti, sia attivi, quindi con l'ausilio della muscolatura nostra della bocca, che passivi con l'ausilio della muscolatura delle mani, con le braccia. Mi raccomando, cerchiamo di essere abbastanza graduali in questo esercizio, in quanto qualcuno potrebbe soffrire di potrebbe rimanere bloccato con la mandibola. Quindi andiamoci cauti e facciamo le cose con la testa. Il prossimo esercizio invece andrà a riguardare la lingua e semplicemente si tratterà di un'estensione della lingua, quindi di cercare di portare la lingua dritta di fronte a noi, sempre senza eseguire movimenti accessori del collo. Così come per l'apertura della bocca, abbiamo eseguito prima una parte attiva, poi una parte passiva. Anche qui andremo
ad eseguire passivamente un allungamento della lingua. Andiamo a prendere un fazzoletto, lo pieghiamo di modo che abbiamo una maggiore presa sulla lingua, afferriamo la lingua o con entrambe le mani, come preferisco io, con una sola, e l'allunghiamo in maniera sempre chiaramente delicata. L'importante è sempre cercare di portare la lingua solamente in avanti. Una volta eseguiti tutti questi esercizi di mobilità e questi allungamenti per la bocca, per la mandibola, per la lingua, andremo a fare dei massaggi che vanno a riguardare varie parti e vari muscoli che sono preposti alla masticazione, iniziando dal temporale, che come dice il nome è situato in questa zona. Se non sapete trovarlo, semplicemente contraete la bocca e lo sentirete anch'esso contrarsi sotto le vostre dita. Il modo migliore per massaggiarlo è di usare le nocche in questa direzione. Quindi andiamo a cercarne tutto il decorso e una volta trovate, come appunto scritto sempre nell'articolo, le zone più dolenti, cerchiamo di rimanere 5, 6, 10 secondi, soprattutto quando troverete i cosiddetti trigger point, ossia quei punti che una volta stimolati danno dolore non solo nella zona che stiamo trattando, ma in aree adiacenti o anche lontane. Una volta trattato il temporale ci muoviamo e andiamo a lavorare masseter, pterigodei e compagnia bella. Quindi il modo migliore anche qui per massaggiarlo è di usare i pollici in questa posizione, andare a trovare dove inizia l'articolazione della mandibola, usare le altre quattro dita delle mani come ancore e iniziare a massaggiare lateralmente. Ok? Per questo muscolo preferisco una frizione trasversale rispetto alle fibre, quindi andremo a eseguire in questa direzione il massaggio, piano piano scendendo più in basso, sempre verso la mandibola. Stesso discorso, una volta che avremo trovato i muscoli particolarmente nelle zone dei muscoli particolarmente contratti, ci rimarremo per qualche secondo fino ad avvertire lo scioglimento degli stessi. Andremo a lavorare in questo video anche nella sezione che va al di sotto della mandibola, quindi iniziamo sempre con i pollici qua dove inizia esattamente la mandibola, la porzione discendente. Piano piano a scendere fino ad arrivare all'angolo, continuiamo a seguire tutta la mandibola. Come vedete, con i pollici sto cercando di entrare quasi sotto. Andiamo avanti fino ad arrivare alla punta, quindi al mento. Anche qua ci potremmo avere delle zone che sono molto dolorose e come sensazione possiamo avere quella del vomito oppure problemi a respirare. Quindi state molto attenti al tipo di pressione che andate ad applicare. Per questo video abbiamo finito, nei prossimi andremo ad analizzare quelli che sono gli esercizi visivi e gli esercizi che vanno a stimolare il sistema vestibolare, che ci possono aiutare nel sistema della cura del mal di testa.